Il salotto buono della città, come potete vedere, questa mattina è completamente deserto, probabilmente a causa del freddo e del gelo che si sta abbattendo su Avellino in queste ore. Quei pochi tifosi che abbiamo incontrato però erano tutti soddisfatti dell'arrivo di Walter Novellino sulla panchina dei Lupi. Andiamo a vedere cosa ci hanno raccontato. Beh, io dico questo, come vecchio tifosi, i tempi che erano, vabbè. Non è che il Novellino fa qualcosa, è la qualità dei giovani. Questi giovanotti sono bravi, possono fare magari una bella Serie C. Il presidente dove prende la qualità, il maestro, pur che ne è buono quando c'è la qualità, che gioco o che lavora, va sempre bene. Gli faccio i migliori auguri, tanto sabato gli faccio questa bella camminata, con questo freddo, speriamo che i Lupi, ma speriamo. Ho cambiato pure l'allenatore, mi va. Che ne pensa lei? Ma che mia mamma me sa quando me ne importa del calcio. Anche perché Novellino è proprio irpino. No, è dei Montella, Novellino. Monte Marano. Ah, Monte Marano. È di Monte Marano. Monte Marano. Comunque è irpino, insomma, è di quelle. Però abita a via Terminio, guardi. A 50 metri abita. Quindi voi lo sentite vicino, un allenatore che è più vicino all'Irpinia potrà fare bene. Amico mio d'infanzia, Sì, lo sento vicino, è ottimo l'allenatore, quindi ha fatto una buona scelta da Cuna. Ecco, comunque che svolta ci doveva stare, perché purtroppo se continuavamo ad andare in quello passo non c'erano possibilità. Può darsi che con l'evento di Novellino la squadra comincia a girare meglio. Oh no. Anche se qui ad Avellino era più Juari, signora. Che era? Cioè, era più Juari che Maradona. Ah, ma io sempre cosa sto Maradona, pure mo, del visto una Maradona. Le parole, di vero. E ieri anche il sindaco c'era alla presentazione. È stato grande il sindaco. Ma non è che non mi piace. A me non piace la gente volgare, che qualsiasi cosa, il calcio è divertimento. Io spero che dia una buona, sicuramente una buona input all'Avellino, perché abbiamo anche giustamente un allenatore che è il nostro compaesano. Io non sono molto informato in merito, ma spero che dia dei buoni frutti. L'altro giocatore che è più bravo del giocatore della squadra mia, che ha fatto il gol, gli devo dire tante parolacce? Non lo so, vi direi una sciocchezza, non seguo il calcio, ed è chiappato a uno sbagliato. Il linguaggio che si usa nel calcio si è trasferito nella civiltà comune e noi abbiamo i giovani adesso, uno più vulgare di un altro.